Stesina per Sprint e Sport, siamo con Gabriele Creminelli, attaccante della RG Ticino, che vince oggi il derby qui all'Alcarotti di Novara con la Sparta. Ecco, Gabriele, oltretutto un ex di turno, raccontaci un po' questa partita. Ecco. È stata una partita molto dura, soprattutto per il campo, che qua all'Alcarotti è un campo molto grosso rispetto a tutti gli altri. Infatti faticato molto, però abbiamo tenuto una buona partita, soprattutto nel primo tempo, stando sempre, diciamo, nella loro metà campo. Poi nel secondo siamo andati in vantaggio, in vantaggio di 2 gol, poi ci hanno un po' recuperato, ma alla fine ci siamo riusciti. Ecco, tu finora sei stato modesto, ma tu hai segnato 2 gol, ecco, sì, quindi sì. Come sono stati questi 2 gol? Ecco. Il primo una bella azione, soprattutto anche il tiro, incrociato di sinistro, invece il secondo una respinta su una parata del portiere. Comunque, certo, che conta sul 2-0. Certo, ecco, tu hai detto appunto abbiamo giocato bene soprattutto nel primo tempo. Visto che giocavate contro la prima in classifica, al di là che un derby si è visto il vostro valore, nonostante siate un po' indietro di punti. Ecco. La nostra squadra tatticamente è molto forte, siamo in un punto della classifica non tanto alto, soprattutto perché abbiamo perso tanti punti con altre squadre, però comunque siamo molto forti. Ogni singolo giocatore è molto forte, molte qualità. Certo, restando un po' su di te, tu sei già in doppia cifra in quest'anno, com'è andata la tua stagione? Poteva andare meglio, però un buon risultato, bei gol, certo, e soprattutto gol importanti, quindi sono contento. Certo, oltretutto abbiamo la prospettiva della Juniores Nazionale, visto che sì, la sì. Di... penso che sia una cosa che dà stimoli. Ecco. Sì, sì, anche quello sì, comunque Nazionale ci sta. Certo. Mancano 2 partite, cosa potete fare in queste ultime 2 partite? Vincere tutte e 2, l'unica. Ok. Poi si vedrà l'ultima contro il Borgo Maniero, certo, partita anche quella molto importante, vedremo come si svolgerà. Perfetto. Grazie mille Gabriele, buon proseguimento. Grazie a voi.